Prego, Ministro. Vengo qui con spirito di grande serenità per riferire ai rappresentanti del popolo italiano sulle circostanze e sulle informazioni in mio possesso, su quanto pubblicato dai giornali in questi giorni, nei quali la mia vita di politico, di persona e di donna è stata travolta da un linciaggio e da un accanimento senza precedenti. Vengo qui con la determinazione di spiegare a voi, rivolgendomi a ognuno di voi, i motivi per i quali mai, mai e poi mai ho abusato del mio ruolo di deputato e mai, mai e poi mai ho violato la legge e la Costituzione sulla quale ho giurato fedeltà. Vengo qui con la forza della mia pulizia interiore per affermare la difesa dell'unico patrimonio che ho a parte la mia famiglia, il mio onore, la mia dignità, la mia onestà. Il mio riserbo dei primi giorni, da alcuni scambiato per imbarazzo, è stato in realtà dettato dal rispetto che ho per il lavoro che la magistratura sta svolgendo e per il quale nutro da sempre una considerazione quasi sacra nella certezza che la giustizia e la verità trionfano sempre. E così, con la coscienza in pace, pur con il cuore in subbuglio, per una vicenda che definirei kafkiana e ampiamente riduttivo. Io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo so.